Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti a questo webinar dal titolo Sostegno alla liquidità di piccole e medie imprese. Sono Paolo Peraccioni, responsabile operativo della Fondazione ISI, di Fondazione per l'innovazione e lo sviluppo imprenditoriale riconosciuta a livello regionale, che tra le proprie finalità istituzionali ha quella di informare e assistere le imprese relativamente a strumenti regionali, nazionali e europei per lo sviluppo e la competitività delle stesse aziende. In questo contesto inquadriamo proprio l'evento di oggi all'interno di una situazione economica molto particolare, soprattutto anche dal punto di vista sanitario, che stiamo vivendo, dove la Fondazione e l'Associazione Italiana dei Chimici del Cuoio organizza questo webinar proprio per proporre alle imprese alcune soluzioni per affrontare il problema della liquidità attraverso garanzie pubbliche e offerte dallo Stato, con cui sostanzialmente quindi condivideremo gran parte dell'evento, e finanziamenti diretti da parte del Mediocredito Centrale. Di fatto tutti i relatori sono del Mediocredito Centrale, quindi ringrazio subito, poi dopo le elencherò in maniera dettagliata. Questo evento rappresenta la continuazione di un percorso informativo che noi definiamo e denominiamo business, che prevede con cadenza mensile un intervento informativo formativo per le start-up e un evento informativo formativo per quanto riguarda le imprese mature. Questo evento entra nella seconda, nel secondo slot, quello per le imprese mature. Ringrazio fin da subito la dottoressa Franca Nuti, in rappresentanza dell'Associazione Italiana dei Chimici del Cuoio, a cui do immediatamente la parola per i saluti in rappresentanza dell'associazione che ha collaborato con noi a organizzare questo evento. Franca deve accendere il microfono. La dottoressa, vabbè, non è il momento, i saluti li faremo Sì, fare. Ah, ecco. adesso non ero abilitata a potermi accendere il microfono da sola. Scusate. Buonasera a tutti e benvenuti a questo webinar. Io sono Franca Nuti, sono il vicepresidente dell'Associazione Italiana Chimici del Cuoio e faccio parte del gruppo di coordinamento ICC dell'area Toscana. E in queste attività e in questo contesto di questo ultimo periodo, abbiamo ritenuto insieme all'Associazione Conciatori di Santa Croce, il Consorzio di Pontegola e Poteco di organizzare un webinar su queste tematiche che è un po' diverso da quello che normalmente noi organizziamo perché riguarda normalmente temi di tipo tecnico legati alla filiera conciaria. Però ovviamente in questo contesto, visto la situazione che si sarà protratta dal 2020, è fondamentale che le aziende abbiano anche questo tipo di informazione e di supporto perché senza, come dire, questo tipo di informazione e solidità, anche tutto il resto, gli aspetti tecnici di ricerca verrebbero meno. Io ringrazio tutti i relatori e in particolare il dottor Pieraccioni che, come dire, si è adoperato ad organizzare questo incontro, questa giornata con relatori di una, insomma, elevatura professionale certamente degni di nota. Quindi io non rubo altro tempo e vi ripasso la parola e ci risentiamo alla fine. Grazie davvero a tutti. Bene, grazie Franca. Riprendo la parola ringraziando quindi quali sono tecnicamente i relatori, il dottor Luca Laragione, quindi che ci parlerà e farà il primo intervento relativamente ai fondi di garanzia, il dottor Ezio Di Pietro del Mediocredito Centrale, lo stesso che si occuperà dei finanziamenti diretti del Mediocredito Centrale, e il dottor Daniela Piscella e il dottor Mariano Martone che ci parlerà del portale del credito di Mediocredito Centrale. Alla fine dell'evento lancerò tre pillole, tre slide, quindi che serviranno
In realtà lancerò prima un sondaggio, ma poi vi presenterò due slide che sono due pagine, due cose molto veloci. E uno è il nuovo bando moda che si aprirà da parte del MISE, che tecnicamente ancora non è cioè, definita la data di apertura, ma è importante perché è riferito al settore moda, con cui il conciario, il settore filiera moda, vi rientra pienamente. E dall'altra una piccola pillola, diciamo così, per riprendere e vedere l'interesse relativamente al credito d'imposta di design dove sono ricompresi i campionati. Quindi, allora, innanzitutto ringrazio i relatori perché tecnicamente mettere insieme quattro relatori, purché dello stesso istituto, ma in realtà non è mai semplice, ma vi ringrazio fin da ora per la vostra disponibilità. Ringrazio tutto il nostro entourage, Silvia, Del Principe, Valentina e Simone, che si sono occupati della parte organizzativa, e quindi do immediatamente la parola al dottor Luca Laragione per iniziare, diciamo così, entrare immediatamente nel webinar oggetto, focus, il focus del webinar di oggi. Grazie, dottor Pieraccioni, buon pomeriggio a tutti. Come anticipato, mi occuperò, vi illustrerò un po' quello che è il funzionamento del fondo di garanzia per le PMI, che come ben sapete in quest'ultimo anno, appunto, che siamo stati coinvolti e travolti da questa pandemia, ha assunto un ruolo molto importante, di primo rilievo per il sostegno a tutto il tessuto imprenditoriale italiano. Infatti è stato oggetto di numerose modifiche nel corso dell'ultimo anno, dove c'è stata una produzione normativa evidenziando come il governo appunto ha cercato di dare uno slancio in più al fondo di garanzia che comunque opera ormai dal 2000 con dei numeri comunque importanti, però grazie a queste modifiche ha reso lo strumento ancora più facilmente accessibile a tutti i soggetti beneficiari, quindi a tutti gli imprenditori, ampliando anche la possibilità, la platea dei beneficiari finali, ammettendo anche imprese e tipologie di beneficiari finali che in precedenza non erano ammessi alla garanzia del fondo e quindi a questa agevolazione statale. Proietterò una presentazione che diciamo illustra un po' tutte queste modifiche che sono state introdotte, ricordando anche che queste deroghe che sono state introdotte hanno comunque una validità ed una limitazione temporale che ad oggi si attesta al 30 giugno del 2021, anche in concomitanza un po' con tutte le modifiche che sono state effettuate a livello di Commissione europea per quanto riguarda in materia di aiuti di Stato. Vediamo un po' se tutto questo impianto avrà un'ulteriore proroga, perché comunque il temporary framework che è stato adottato è stato prorogato già al 31-12-2021. Vediamo se appunto anche tutte le deroghe riguardanti il funzionamento del fondo possano beneficiare anche di questa ulteriore deroga. Provvedo a proiettarvi la presentazione. Come dicevo, quindi in precedenza il fondo di garanzia è uno strumento ormai già presente sul territorio italiano dal 2000. È un fondo che appunto di proprietà del Ministero dello Sviluppo Economico e viene gestito in RT da un gruppo di 5 banche dove Mediocredito Centrale rappresenta il gestore principale di questo strumento e poi è coadiuvato da quattro principali gruppi bancari italiani che forniscono supporto all'attività del fondo e consentono anche di dare una diffusione territoriale di questo strumento, dando supporto non soltanto a tutti i soggetti richiedenti, che sono banche, confidi e anche tutti gli intermediari finanziari, ma anche agli stessi beneficiari finali che appunto godono di questa garanzia del fondo. Infatti queste quattro banche mettono a disposizione delle risorse che appunto hanno come obiettivo principale quello di dare supporto sia alle imprese sia ai soggetti richiedenti per cercare di sfruttare al meglio le opportunità che offre il fondo di garanzia. Il fondo di garanzia ha tra i suoi punti di forza sicuramente l'ammissibilità, la garanzia e soprattutto l'intersettorialità, perché è ammissibile alla garanzia del fondo qualsiasi tipologia di operazione finanziaria, purché sia finalizzata all'attività di impresa, e soprattutto le limitazioni da un punto di vista di attività economica sono state notevolmente ridotte nel corso degli ultimi anni. Ad oggi sono escluse alcuni settori riguardanti soprattutto l'attività finanziaria, mentre c'è stata anche un'importante apertura nell'estate scorsa anche nei confronti di tutta l'agricoltura. Infatti, tutta l'agricoltura può essere pienamente ammissibile all'intervento del fondo.
Altro aspetto importante è la presenza di una ponderazione zero, perché consente al soggetto richiedente di poter risparmiare capitale, di poter risparmiare patrimonio, e quindi questo consente anche di trasferire questo beneficio che il soggetto richiedente ottiene nei confronti del soggetto beneficiario finale, che si può tramutare in un maggior volume di credito, in maggiori condizioni più favorevoli in termini di tasso di interesse. E poi sicuramente è la presenza di una procedura snella e l'accumulabilità proprio dell'intervento del fondo di garanzia, perché appunto la garanzia del fondo può essere cumulata anche con altri interventi, sia a livello regionale che a livello nazionale, sempre nel rispetto comunque di tutti quei limiti previsti poi in materia di aiuti di Stato. E poi appunto la procedura snella, perché noi come fondo di garanzia gestiamo tutte le attività con i soggetti richiedenti, ma anche con le imprese, per il tramite del portale del fondo di garanzia, che consente appunto la gestione di tutta la pratica, dalla sua richiesta di ammissione fino all'eventuale controllo e escussione della stessa. Come dicevo, in questi mesi sono state introdotte diverse novità che hanno apportato delle deroghe al funzionamento del fondo. In particolare è stata raddoppiata la possibilità di accesso al fondo di garanzia per la singola impresa beneficiaria, in quanto l'impresa può godere di un importo massimo garantito che è stato totalmente raddoppiato, è passato da 2 milioni e mezzo fino addirittura a 5 milioni. Come dicevo in precedenza, è stata ampliata anche la platea dei beneficiari finali, ammettendo anche imprese che presentavano un numero di dipendenti non superiore a 499, le cosiddette imprese small mid cap, anche se questa deroga ha subito una modifica a seguito appunto della legge di bilancio 2021, in quanto dal 1 marzo possiamo ammettere tutte le imprese diverse dalle PMI che hanno però un numero di dipendenti fino a 249, mentre tutte le imprese che hanno un numero di dipendenti tra i 250 e i 499, per usufruire della garanzia dovranno necessariamente passare per l'intervento di SACE, cosiddetta Garanzia Italia. Quindi non è stata eliminata del tutto un accesso alla garanzia pubblica, ma cambia un po' l'attore che fornisce questa garanzia, perché non è più il fondo di garanzia per le PMI, ma è SACE per il tramite del suo strumento. È stata introdotta poi la gratuità dell'intervento all'accesso al fondo, non vi è più da pagare una commissione una tantum per il soggetto richiedente, che poi necessariamente veniva ribaltata anche sul soggetto beneficiario finale. E soprattutto sono state innalzate le percentuali di copertura. In precedenza le percentuali di copertura variavano a seconda della rischiosità dell'impresa. Più era rischiosa l'impresa, più la copertura del fondo era alta. Con queste modifiche del DEA liquidità, tutte le percentuali sono state portate ai suoi valori massimi, 80% in garanzie dirette e 90% in riassicurazione. E vi è stata però, grazie poi all'introduzione del temporary framework, addirittura un ulteriore balzello in avanti di queste percentuali di copertura, che sono arrivate addirittura al 90% in garanzia diretta e al 100% in riassicurazione. Essendo che queste operazioni rientrano nell'ambito però del temporary framework, devono rispettare alcune caratteristiche previste dal temporary framework stesso: una durata massima di 72 mesi, e poi rispettare alcuni parametri per quanto riguarda l'importo da finanziare, che viene parametrato o al fatturato oppure al doppio della spesa per il personale, oppure si fa un riferimento al fabbisogno per costi di capitale e per costi di investimento. È stata introdotta però forse la novità più importante introdotta in questo periodo, è stata la garanzia ai sensi della lettera M, i cosiddetti 30.000 euro garantiti al 100% da parte del fondo. È una misura che prevede delle peculiarità, in particolare sono dei finanziamenti che prevedono la presenza di un tasso di interesse delle condizioni economiche applicate e calmierate, in quanto il soggetto richiedente non rischia nulla, in quanto è totalmente coperto dal fondo, e quindi viene applicato un tasso di interesse che ha un cap e che non può essere superiore alla somma tra il tasso di rendistato con durata analoga al finanziamento stesso, aumentato di uno spread dello 0,20%. È una misura che si apre a diversi beneficiari. Vabbè, abbiamo le PMI e le persone fisiche, ma anche professionisti e società tra professionisti. In precedenza aveva anche la possibilità di ammettere enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore, anche se questa però è una deroga che è scaduta al 31-12 del 2020, e la legge di bilancio non l'ha prorogata in linea con tutte le altre misure.
Si tratta di finanziamenti con durata fino a 180 mesi, anche qui c'è stata un'evoluzione nel corso del tempo. Inizialmente era di 60, di 72 mesi, poi si è passati a 120 mesi fino ad arrivare agli attuali 180, e l'importo dell'operazione non può essere superiore a 30.000, purché comunque venga rispettato il parametro del 25% dei ricavi o il doppio della spesa salariale. Questa è una misura che in questi mesi ha avuto una importanza rilevante, notevole. Infatti più di 1.200.000 richieste di garanzia sono pervenute con riferimento a questa tipologia di intervento, ma diciamo è un po' tutto il complesso del fondo di garanzia che nel corso, che da metà marzo del 2020 ad oggi sono state ammesse oltre 1.800.000 richieste di garanzia. Sono dei numeri per noi spaventosi. Pensate che nei primi 20 anni di attività ne avevamo accolte in totale 1 milione, ne abbiamo fatto 1.900.000, 800.000 in soli 12 mesi. Quindi è stato uno sforzo molto importante, anche se comunque per fortuna siamo stati in grado di assicurare una tempestività anche nella delibera di tutte queste garanzie, andando a processare anche a volte oltre 20.000 richieste, picche di oltre 20.000 richieste di domande di accesso al fondo giornaliere. Di cui una gran parte, appunto, inizialmente circa il 90% di queste richieste di garanzia, appunto, facevano proprio riferimento alla garanzia lettera M, perché è stato comunque un'arma, uno strumento che le banche hanno utilizzato per cercare di iniettare liquidità nel mondo del tessuto imprenditoriale. Sono state poi fatte delle deroghe importantissime anche per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità delle singole imprese beneficiarie. Infatti è stata data la possibilità a quelle imprese che potevano avere delle situazioni, diciamo, di temporanea difficoltà, comunque delle situazioni un po' particolari come inadempienze probabili o esposizioni classificate come scadute e o sconfinate deteriorate, di poter accedere comunque al fondo, purché questa condizione si sia verificata dopo il 31-12 del 2019. Questa era un'apertura molto importante perché prima di questa deroga queste imprese non potevano accedere al fondo, così come viene data la possibilità anche alle imprese che hanno stipulato accordi di ristrutturazione o procedure di concordato in continuità aziendale. Anche in questo caso però si pone un limite temporale che devono essere sempre successivi al 31-12 del 2019. Inoltre poi non viene più applicato il modello di valutazione del fondo, l'impresa viene ammessa alla garanzia senza alcun tipo di valutazione. Raccogliamo comunque i dati economico-finanziari dell'impresa, ma semplicemente per un aspetto da un punto di vista gestionale interno nostro, perché sulla base poi della rischiosità dell'impresa noi effettuiamo un determinato accantonamento. Però da un punto di vista di ammissibilità all'agevolazione questo non incide in nessun modo. È stata poi introdotta la possibilità anche di estinguere e di rinegoziare e consolidare debiti preesistenti in capo ad un soggetto beneficiario finale su operazioni che non erano già garantite dal fondo, anche in questo caso coperture massimali, purché però ci fossero, fossero rispettate alcune condizioni particolari, un 25% di credito aggiuntivo rispetto all'operazione che si stava negoziando e consolidando, e soprattutto l'applicazione di uno sconto sul tasso di interesse applicato. Infine, vorrei parlarvi di altre misure temporanee che sono state introdotte. Innanzitutto, la possibilità di richiedere la garanzia del fondo anche per il tramite, anche su operazioni che erano già perfezionate, cosa che prima non era possibile. Sono stati prorogati tutti gli adempimenti amministrativi previsti dal regolamento del fondo di ulteriori 3 mesi, proprio per cercare di venire incontro un po' al periodo che stiamo attraversando. E infine sono state introdotte anche delle misure permanenti, come la cosiddetta abolizione della lettera R, che prevedeva la possibilità di utilizzare il fondo in alcune regioni soltanto per il tramite dei consorzi fidi, quindi dei Confidi o altri fondi di garanzia. Con l'abolizione di questa limitazione, anche per esempio in una regione come la Toscana, che storicamente era una regione che aveva sempre adottato la lettera R, ora un'impresa può avere il doppio canale di accesso al fondo o per il tramite del Confidi o comunque per il tramite di un intermediario finanziario, banca o altro soggetto. Sono state poi introdotte le disposizioni per il microcredito, in particolare è stata innalzata la misura minima
massima del microcredito fino a 40.000 euro. E poi, appunto, come dicevo in precedenza, in apertura è stata data questa importante apertura nei confronti di tutto il settore dell'agricoltura, che storicamente non era ammissibile al fondo se non per il tramite dei Confidi agricoli, però in questa prima fase la mettiamo esclusivamente sul Temporary Framework. E quindi poi successivamente avremo anche un'apertura per quanto riguarda i regimi di aiuto de minimis e il regolamento di esenzione. Quindi come avete potuto vedere sono delle aperture molto importanti, queste si sono riflettute nei numeri che vi ho illustrato in precedenza, anche la Toscana ne ha beneficiato comunque di questi interventi, per esempio per quanto riguarda i finanziamenti lettera M, in Toscana sono state ammesse oltre 89.000 richieste di garanzia per circa 1.700.000 euro di finanziamenti, mentre a livello complessivo le domande accolte in favore della Regione Toscana sono quasi 150.000 per circa 12 miliardi di finanziamenti. Sono dei numeri mostruosi perché sono numeri che tendenzialmente vengono effettuati veramente nel giro di anche a livello regionale parlo, di 2 o 3 anni di operatività a livello regionale. Come ho detto prima, noi abbiamo fatto i numeri che abbiamo fatto forse non avremmo neppure fatto in 30 anni. È stato uno sforzo notevole in quest'ultimo anno, però per fortuna i numeri ci danno ragione e speriamo di continuare così per cercare ancora di dare il supporto a tutto il tessuto imprenditoriale, soprattutto al mondo delle piccole e medie imprese. Grazie, io sono a disposizione poi per le domande, per qualsiasi chiarimento, qualsiasi dubbio. Grazie, no, no, grazie Luca. Ne approfitto subito. In realtà, nel senso, mi sembra così come concordato, insomma, hai fatto una veloce carrellata sull'intervento garantito 100% sui 30.000 euro per parlare in maniera un po' Sì, io più poi le slide pratica. sono a disposizione per Perfetto. qualsiasi approfondimento, poi lì. Ok, mentre per importi superiori c'è la garanzia 80% con eventualmente la controgaranzia. L'aspetto sicuramente importante da sottolineare è che in Toscana in particolare la lettera R che limitava quindi l'utilizzo del medio credito attraverso un consorzio di garanzia, in questo caso può essere invece bypassata perché tecnicamente quindi si può ad oggi arrivare direttamente al medio credito centrale attraverso la banca. Interessante soprattutto i numeri, quindi 89.000, mi sono appuntato due Sì. dati, 89.000 quelle in Toscana, l'unica cosa se si può avere eventualmente dei dati per provincia, quindi Luca ci farebbe enorme piacere anche per eventualmente dati Certo. statistici e Questi valutazioni sono dati qualsiasi. aggiornati a ieri, quindi sono appunto dati che recepiscono tutti gli arrivi fino alla giornata di ieri ed è un periodo appunto che abbraccia dal 14 marzo 2020 fino al 3 marzo 2021. Quindi poco Perfetto. meno di un anno, è un'operatività, ribadisco, anche a livello regionale molto molto importante, che appunto 89.000 richieste, soltanto a lettera M, 30.000 in una sola regione, veramente sono dei numeri spaventosi. Bene, eventualmente quindi le domande vanno in chat, quindi le giriamo poi direttamente quindi ai relatori. E quindi ti ringrazio quindi per quanto riguarda insomma la brevità, ma al tempo stesso la chiarezza dell'intervento. E quindi do immediatamente la parola al dottor Di Pietro, ecco, quindi per darci delle anticipazioni, insomma, per parlare dei nuovi invece interventi diretti del medio credito centrale, quindi intervento finanziamento diretto del medio credito centrale. Finora abbiamo parlato di garanzia, quindi adesso parliamo dello strumento invece più nuovo. Bene. Mi Ecco. sentite? Sì, Buonasera a tutti, sentiamo benissimo. eccomi Paolo. Il Mediocredito Centrale è un istituto di credito speciale e è una banca pubblica ed appartiene al gruppo di Invitalia e svolge come banca pubblica un ruolo istituzionale del paese. Il nostro fine è quello di sostenere lo sviluppo dell'apparato produttivo italiano. Di tutto il sistema delle imprese, con particolare attenzione però alle piccole e medie imprese e alle aziende che sono ubicate nel Mezzogiorno. La banca si muove lungo tre direttrici, questo perché siamo molto conosciuti per le attività che svolgiamo con il Fondo Centrale di Garanzia, ma siamo meno conosciuti invece
come un istituto di credito che fa appunto credito diretto alle imprese. Ecco, la banca fa anche credito diretto alle imprese. E queste tre direttrici sono sostanzialmente la finanza diretta, che è rivolta a tutte le imprese, promuove interventi strutturali e infine facciamo anche finanza di supporto laddove le aziende sono beneficiarie di agevolazioni pubbliche, che spesso richiedono anche un supporto di natura creditizia. Siamo una banca di secondo livello. Cosa significa questo? Significa che spesso abbiamo tante partnership con altri istituti di credito sul territorio con cui collaboriamo appunto per supportare progetti di finanziamento, di crescita, di espansione delle aziende. La banca nel 2011 è tornata di proprietà pubblica e ha cercato di concentrare la propria attività creditizia soprattutto in quelle aziende che manifestavano esigenze di finanziamento di investimenti produttivi e investimenti ad alto valore aggiunto. E sostanzialmente, qual è l'approccio che la banca ha usato per essere sul mercato? Abbiamo diviso il mercato italiano in due grandi segmenti, lo small business, con il portale del credito, di cui parleranno i colleghi che seguiranno, e poi invece l'altro grande segmento che è quello delle imprese corporate, mid e large nell'insieme. Diciamo, gli approcci sono differenziati perché appunto le caratteristiche delle aziende dei due segmenti sono un po' diverse. E, per quanto riguarda me, io mi occupo del segmento corporate, mid e large corporate, e quindi seguo la Toscana. Questo segmento è seguito attraverso delle figure specialistiche che vengono chiamate relationship manager e diciamo ciò che ci caratterizza perché il mio lavoro è che noi abbiamo un approccio molto specialistico e analitico sulle esigenze specifiche del cliente. Quindi questo che significa? Significa che c'è un approccio strutturato e si cerca di avere una visione strategica e di sostenibilità degli investimenti e della finanza che accompagna questi investimenti. Questo cosa significa? Significa che di norma nell'approccio sulle imprese corporate io dico sempre, si cerca di fare un lavoro sartoriale, si cerca di cucire un vestito su misura. Normalmente si incontra il cliente, studiano le proprie esigenze rispetto a progetti di investimento, di sviluppo che l'azienda ha in questione e si fa una prima analisi sulle eventuali fonti di copertura, sia proprie che di terzi, che appunto di natura bancaria. E si analizza la sostenibilità dell'investimento, il suo ritorno economico nel tempo e sulla base di queste caratteristiche si cerca di capire qual è il finanziamento in termini di struttura che più si adatta alle esigenze specifiche del cliente e si cerca soprattutto di capire se quel finanziamento e sostenibile nel tempo, perché diciamo, il nostro obiettivo è che quell'impresa abbia successo e soprattutto sopravviva con successo. Noi vogliamo affiancare, essere un partner strategico delle imprese. E, detto questo, che cosa si fa? Una volta fatta questa analisi, si giunge appunto ad una proposta che si traduce in una proposta che noi facciamo ai nostri organi competenti che la verificano e la sottopongono all'organo deliberante della banca. E le nostre istruttorie si concludono sempre con un esito. Laddove l'esito è positivo, per estrema trasparenza, noi inviamo una lettera di affidamento al cliente, dove sostanzialmente riepiloghiamo tutte le caratteristiche dell'operazione che è stata deliberata. E se il cliente l'accetta, sì. Va al passaggio successivo, che può essere appunto che è la stipula del contratto di finanziamento con la relativa erogazione.
In termini di prodotto, invece, che cosa fa la banca? Appunto, essendo nell'attività corporate un approccio più strutturato su esigenze specifiche, si fanno finanziamenti che sono chirografari e ci possono essere delle garanzie collaterali di natura non reale. Poi ci sono i finanziamenti ipotecari. Quasi sempre sono finanziamenti legati a significativi progetti di investimento e poi ci sono invece dei finanziamenti strutturati perché ci possono essere delle esigenze specifiche di investimento da parte delle aziende, non lo so, espansione su alcuni mercati particolari piuttosto che innovazione di prodotto, di processo o acquisizioni di altre aziende sul territorio. Che richiedono appunto della finanza strutturata ad hoc rispetto a queste esigenze specialistiche. Negli ultimi anni la banca ha avviato anche un'attività nel factoring, cercando anche qui di coprire un po' quelle che sono le esigenze specifiche del cliente. Facciamo factoring prosoluto, prosolvendo e reverse. Questo è l'approccio che la banca ha nel segmento corporate. Per lo small business invece si è dotata di uno strumento che è più easy, più agevole e che prevede appunto l'accesso attraverso il sito della banca di un portale di cui i colleghi che seguono vi parleranno. Bene, la ringrazio dottor Di Pietro. In realtà, per chiarezza a tutti, nel senso, i parametri dimensionali, i parametri dal punto di vista tra corporate e small, quindi abbiamo tecnicamente quindi fatto questo intervento perché è la novità del Medio Credito Centrale che interviene direttamente come banca, come soggetto finanziatore dei progetti. Quindi, lei si occupa di corporate, che aziende, Significa il target, diciamo così. che mi occupo di aziende che fatturano da 10 milioni di euro in su e che manifestano esigenze di finanziamento dal milione di euro in su. Perfetto. E ce ne sono anche nel distretto conciario pisano. Perfetto, 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 Bene. perfetto. Quindi questo ci fa piacere, nel senso che lo strumento quindi si sta conoscendo, si sta quindi soprattutto utilizzando e soprattutto proprio perché quindi Pisa, ma in realtà la regione Toscana, ma in genere per quanto riguarda l'Italia si caratterizza per una presenza molto numerosa di microimpresa, ecco che in realtà quindi do la parola al dottor Apicella, quindi che ci presenta il portale del credito proprio del Medio Credito Centrale. Salve, buonasera a tutti. Come detto già dal collega Di Pietro, io mi occupo della parte relativa allo small business, quindi gestiamo le imprese che hanno i parametri di PMI e che possono accedere alla richiesta di finanziamento tramite il nostro portale del credito che abbiamo messo a disposizione delle imprese italiane per poter presentare una richiesta direttamente alla nostra banca, al Medio Credito Centrale, tramite un portale, quindi in maniera totalmente digitale e online, quindi in remoto. È certamente una facilitazione dell'accesso al credito, in quanto consente, nel frattempo condivido uno schermo del nostro sito, consente alla piccola, micro, piccola e media impresa di poter presentare una richiesta, in remoto, quindi dal proprio ufficio, collegandosi al nostro portale del credito e, inserendo, diciamo, i propri dati, registrandosi e iniziando una procedura che poi si conclude con l'inoltro della domanda, sempre in maniera digitale. Ora vediamo quali sono le caratteristiche delle imprese che, diciamo, possono presentare la richiesta tramite il nostro portale. Sono ad oggi le piccole e medie imprese come da parametri dimensionali, cioè fino a diciamo 50 milioni di fatturato, 250, 249 dipendenti o in alternativa 43 milioni di bilancio, attivo di bilancio, quindi gran parte delle micro, piccole e medie imprese italiane, possono presentare una richiesta che va fino a un massimo ad oggi di 500.000 euro massimale e un minimo di 30.000 euro, sia per esigenze di investimenti, quindi sia materiali che di immateriali, sia per esigenze di circolante, cioè cosiddetta di liquidità, acquisizione scorte o quant'altro,
di necessario per l'attività aziendale. Il portale è quello che vedete adesso sullo schermo. Se andiamo sul cosa facciamo, troverete il link finanziamenti. Cliccando su finanziamenti, quindi il nostro sito www.mcc.it ha all'interno la possibilità di collegarsi al portale cosiddetto del credito. Alla voce finanziamenti troveremo vari prodotti, tra cui alcuni, diciamo, dedicati, alcuni specifici come Io Resto al Sud. Il prodotto dedicato esclusivamente alle PMI dello small business è il Cresci PMI, ovvero è un finanziamento rateale, quindi un chirografario a tasso variabile, che ha una durata minima di 18 mesi e massima di 72 mesi per investimento e 60 mesi massimo per esigenze di circolante, la cui richiesta può essere presentata tramite questo portale che vedete sullo schermo. Attivando una richiesta, in basso avete le caratteristiche del prodotto, cioè il vantaggio che è 100% digitale, quindi l'imprenditore non deve muoversi dal proprio ufficio, può presentare tutto tramite il portale. Avete anche un'assistenza, quindi la possibilità di essere assistiti nella compilazione della domanda. I tassi sono abbastanza competitivi. I requisiti sono quelli che vi ho detto prima, cioè le imprese ammesse sono, con i parametri di piccola e media impresa, sia imprese di società di capitali che di persone, quindi anche ditte individuali o società di persone sono ammesse alla presentazione della richiesta, purché le imprese abbiano una dichiarazione inizio attività presentata presso la propria Camera di Commercio. Quindi sono ammesse anche le start-up in questo caso, sia innovative che non innovative, purché abbiano una dichiarazione inizio attività presentata presso la Camera di Commercio. L'importo minimo è 30.000 euro, quindi al di sotto di 30.000 euro non è possibile presentare una richiesta ed è il massimale 500.000. Quindi è il range, diciamo, di importo che abbiamo per ora definito per le imprese che possono presentare la richiesta tramite il nostro portale, che questo finanziamento ovviamente è un chirografario che sarà assistito dalla garanzia del Fondo Centrale, quindi prevede anche la garanzia pubblica come condizio sine qua non, ed è facilmente, diciamo, presentabile attraverso il sito. Quindi è un'opportunità che noi mettiamo a disposizione di tutte le piccole e medie imprese italiane di poter presentare direttamente alla banca, quindi una richiesta di credito diretto alla nostra banca, una domanda di finanziamento tutto in modo digitale. Quindi c'è un vantaggio sia in termini di tempi che di procedure. Ovviamente l'impresa deve essere in possesso di firma digitale perché molti documenti verranno firmati digitalmente, quindi tutta la procedura prevede l'inserimento di documenti che dovranno poi essere validati da firme digitali. Altre specificità non ce ne sono. Per le modalità di accesso al sito e come registrarsi e qual è l'iter da seguire, passo la parola al collega dottor Martore che vi illustrerà le modalità di accesso. Ma mi Buonasera. scusi se Prego. intervengo, nel senso che a parte che c'è una domanda, quindi in questo caso essendo molto specifica, gliela pongo subito, nel senso Medica. che si riferisce tecnicamente alla finalità del finanziamento, Sì. se va dichiarato andrà fatto un bilancio previsionale, un business plan relativamente al progetto, un cash flow. Ora, se ci dà delle Sì, indicazioni, soprattutto se mi può fornire un'indicazione con il termine tasso vantaggioso, nel senso allora, che. tasso vantaggioso, noi, diciamo, il tasso non è univoco, è un tasso variabile, Certo, quindi in è corrispondenza del collegato. merito Diciamo creditizio. che noi nel foglio informativo abbiamo messo il massimo previsto, che è un 4,21 di spread, è il massimo, diciamo, il peggiore, diciamo, tra virgolette. Ok. Quindi tutto il resto sarà al di sotto di quello spread, quindi abbiamo inserito soltanto il tasso massimo perché non è prevedibile all'inizio sapere qual è il tasso finito, perché ovviamente c'è un'istruttoria poi da completare. Per quanto riguarda invece le imprese che possono essere interessate, sono, diciamo, sostanzialmente tutte le imprese che sono considerate micro e piccole e medie imprese, anche in fase di inizio attività. Quindi sono ammesse anche le start-up. Cioè, per noi le start-up sono le imprese che non hanno ancora tre bilanci consecutivi depositati o tre dichiarazioni dei redditi consecutive depositate, sia che siano società di capitali che società di persone. Quindi ammettiamo un'ampia platea di imprese. La finalità può essere sia investimento che esigenze, diciamo, di circolante, liquidità. Quindi,
possiamo soddisfare varie esigenze dell'impresa. Nel percorso, è un percorso anche guidato, perché inserendo poi, registrandosi sul portale, inserendo le proprie credenziali, si è poi accompagnati in un percorso che poi sarà, diciamo, completato con l'inoltro domanda, che avviene tutto in maniera telematica. Quindi è un'opportunità, diciamo, per l'impresa di poter chiedere e presentare una domanda di finanziamento con una modalità tutta digitale, ecco. No, questo è molto interessante proprio perché è nella mission della fondazione, quindi rientra anche la digitalizzazione, oltre a diffondere la cultura finanziaria, anche la digitalizzazione, quindi una riduzione dei tempi, questo è ottimale Certo. dal punto di vista. Mi chiedono sempre in chat se può variare la finalità durante l'uso, cioè un capitale circolante, poi si fa investimenti con questo oppure in una situazione inversa. No, in quel caso non è consentito. Si può ricaricare la pratica, cioè Ok. è possibile ripresentarla con un'altra finalità. Perché Ok, quindi la finalità iniziale rimane e permane per se tutto il piano di ammortamento. l'impresa ha la facoltà di cancellare la domanda prima di inoltrarla e ripresentarla con un'altra finalità, se ha necessità di modificare la finalità prevista per la richiesta del finanziamento. Quindi c'è la possibilità di ripresentarla, quindi non è univoco la domanda, non è univoco la domanda può essere ripresentata se la finalità non è quella prevista originariamente. Ok, no, no, mi sembra interessante anche il fatto che sia la garanzia gratuita dello Stato, in realtà si abbina e quindi è lo stesso ente Sì, che fa alla e quindi. fine del percorso della domanda è prevista, diciamo, una domanda, un campo della domanda, l'inserimento della garanzia del fondo di garanzia. Quindi è una condizione sine qua non, è un chirografario comunque assistito da garanzia del fondo. Benissimo, benissimo, dottor Apicella, la ringrazio, nel Grazie a senso lei, ulteriormente chiara, mi ha grazie creato ulteriormente interesse per quanto riguarda la situazione, mi sembra molto. Mi dica, mi dica. a lei, grazie. Sono a disposizione ovviamente per eventuali domande o chiarimenti. La ringrazio. Grazie a lei. E adesso do la parola al dottor Martone, che così ci illustra anche più praticamente, insomma, diciamo così, il sito, la novità, insomma, che mi sembra effettivamente molto interessante e molto coerente con il nostro tessuto produttivo, insomma, diciamo, regionale o provinciale. Perfetto, buon pomeriggio a tutti, vi ringrazio. Assieme al collega Danilo Picella gestiamo l'ufficio dello Small Business, ci occupiamo soprattutto in prevalenza di piccole e medie imprese attraverso comunque un portale dedicato. Io ho condiviso uno schermo, spero che sia Si visibile. vede, perfetto. Perfetto. Il sito di riferimento, così come è stato descritto dal mio collega, è il sito www.mcc.it. Nella parte generale, quindi faccio un passaggio indietro, c'è la descrizione di chi siamo, cosa facciamo. È possibile accedere, quindi su in alto accedi al portale e c'è una panoramica dei portali. Essendo una banca digitale, l'attraversamento, quindi diciamo l'inserimento della domanda, avviene comunque attraverso quindi uno dei vari portali insomma, che abbiamo qui indicati. Il portale del credito è il nostro portale quindi di riferimento, è una pagina praticamente dove può essere effettuata la registrazione quindi del cliente inserendo codice fiscale dell'impresa, nome, cognome quindi del rappresentante, codice fiscale personale del rappresentante, numero di telefono. Addirittura può essere anche inserito quindi il ruolo del soggetto che è munito praticamente insomma, di poteri di rappresentanza o anche l'amministratore delegato o addirittura anche una figura delegata ad operare per conto dell'azienda. Dover fleggato comunque sulla normativa privacy, prestare il consenso marketing, sì, no e quant'altro. Cosa succede? Che il portale in automatico invia una PEC all'indirizzo PEC dell'impresa. Con un link di registrazione. L'utente può, cliccando su quel link di registrazione, scegliere una password, inserire quindi le credenziali e entrare quindi sul portale. Il portale è user-friendly, quindi di facile accesso. Dà la possibilità, soprattutto quindi alle imprese, piccole e medie imprese, che hanno più di tre bilanci depositati, di effettuare una situazione comunque di prefattibilità attraverso un pre-screening. Il quale pre-screening dà la possibilità comunque di poter elaborare una capacità di rimborso dell'operazione, una volta inserito anche
l'importo che si intende comunque richiedere in base al proprio fabbisogno finanziario, il portale in fase pre-screening che cosa fa? Va a estrapolare in automatico i dati da infocamere. Quindi che cosa fa? Recepisce i dati degli ultimi due bilanci depositati su infocamere sulla base della richiesta che è stata indicata dall'utente e elabora comunque un pre-screening, quindi elabora praticamente una capacità di rimborso in sostanza. Se il pre-screening risulta essere comunque soddisfatto, quindi essere positivo, l'utente ha la possibilità di poter trasformare quel pre-screening in domanda, quindi andrà poi proiettato su un'altra, su delle altre schermate che verranno popolate per poi poter compilare la propria domanda di mutuo. La domanda di mutuo consiste nell'inserimento di dati anagrafici, l'inserimento dell'operazione, del finanziamento, le garanzie da prestare, presenza di un soggetto terzo o meno, che sarebbe il delegato che può presentare una sottodelega, può presentare comunque la richiesta per nome e per conto dell'impresa. La sezione finale è la sezione documentale, quindi tutti i documenti che verranno poi chiaramente allegati, quindi a supporto quindi della richiesta di mutuo che verrà poi presentata. Verrà poi inoltrata quindi la domanda quindi atterra, gergo proprio tecnico, atterra sulla nostra scrivania, verrà presa in esame e verrà poi attenzionata dai nostri colleghi. Diciamo che praticamente in questo modo si cerca di ridurre molto la fase di attraversamento, praticamente, si cerca di assistere anche il cliente nella fase anche di inserimento della domanda, qualora dovesse avere necessità di qualsiasi tipo, di carattere informatico, di carattere magari anche essere consigliati sul tipo di domanda quindi da presentare, e una volta quindi atterrata la domanda, avere poi eseguita quindi la fase istruttoria. Ricordiamo, come ha detto anche il collega, che la forma tecnica può essere ovviamente già in fase di pre-screening evidenziata, prevede sia la forma del circolante, quindi il reintegro comunque del circolante, sia la forma di finanziamenti. Cambia comunque la durata di ammortamento da 18 a 60 mesi del circolante, 18 a 72 mesi la forma di investimento. Va specificato chiaramente, va anche, consiglio che ne diamo è sicuramente quello di essere anche espliciti nella forma, diciamo così, anche nei contenuti nel momento in cui devono essere popolati anche dei campi. Maggiore chiarezza serve anche al collega che si occupa della fase istruttoria poter, diciamo così, fare un'attenta analisi anche dell'esigenza finanziaria poi del cliente. Nel momento in cui viene poi retrocessa, viene esaminata la domanda, viene poi retrocessa quindi la stessa sul portale, sempre tramite comunque il portale, c'è un cruscotto, diciamo così, che ha a disposizione il nostro cliente per poter gestire la propria domanda. Viene retrocessa qualora il collega dovesse avvisare la necessità di integrare dei documenti, il cliente quindi ha a questo punto possibilità di recuperare la propria domanda di mutuo, integrare eventualmente con dei documenti e rinoltrare nuovamente quindi la domanda. Quindi c'è un'interazione che avviene essenzialmente tramite il portale. Ecco la banca digitale, ecco la banca praticamente che consente la lavorazione di una pratica da remoto. Noi possiamo lavorare quindi su tutto l'intero territorio nazionale. Altre cose da aggiungere, anche la gestione post delibera, quindi sia la delibera sia anche la fase di perfezionamento e di stipula, viene gestito esclusivamente attraverso quindi una PEC. Qui una PEC, vengono inviati i contratti, le delibere e le stesse poi vengono firmate per accettazione e rinviate, stesso mezzo PEC, agli uffici preposti per il perfezionamento per l'erogazione successiva. Quindi come può vedere praticamente tutta la gestione viene fatta comunque da remoto praticamente. Non c'è la necessità insomma, di un incontro insomma, fisico del cliente presso i nostri uffici. Io lascerei a questo punto la domanda, insomma, magari direttamente, insomma, eventuali comunque insomma dubbi o quant'altro. Ringrazio dottor Martone, quindi ci ha spiegato il tecnicismo, l'elemento sicuramente fondamentale, importantissimo è questa completa digitalizzazione, quindi il range da 30 a superare fino a 500, quindi per le doppie, quindi abbiamo aggiunto un tassellino in più che è quello della durata, quindi con una specifica da 18 a 60 mesi per il circolante, da 18 a 72 per quanto riguarda gli investimenti. Allora, quindi questo mi sembra molto molto interessante, quindi tempi medi di delibera.
Allora, tempi medi di delibera possiamo attestare in cui diciamo che è molto relativo, dipende anche dalla complessità chiaramente della pratica e anche dalla completezza poi della documentazione. Ci sono comunque dei documenti che sono obbligatori, chiaramente perché sono poi resi anche in firma digitale, altri documenti che comunque vanno forniti come documenti, ecco, diciamo, accessori per completare un po', ecco, anche il quadro, diciamo così, documentale, chiaramente. Possiamo stare intorno ai un mesetto e mezzo, insomma, circa 45 giorni, insomma, per avere comunque più o meno un esito di delibera praticamente. Quindi questi possono essere i tempi di attraversamento. Non so se. No, 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 mi sembra interessante anche il discorso di pre-studio, insomma, nel senso di studio preliminare fatto prima che si può trasformare in domanda, quindi si valuta direttamente già gli importi, il dato infocamere che quindi si acquisisce, quindi Assolutamente. questo mi sembrano effettivamente valori aggiunto dalla vostra Assolutamente sì, proposta assolutamente. diretta, insomma, del medio credito centrale direttamente posizionato Posso sul aggiungere una mercato. considerazione, Paolo? Sì, 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 Nel sì. corporate in media i tempi sono un po' più corti, Ok. un mese, ma facciamo anche miracoli. Ecco, questo ci tengo a dirlo. È Bene, capitato spesso di fare bene, miracoli. bene, bene. Ok, no, no, soprattutto in Perché questo capitano esigenze momento. specifiche, come avevo detto prima, e quindi Certo. qualche volta si fanno davvero miracoli Sì, perché sul con la corporate, collaborazione del cliente. perfetto, sul corporate hai definito anche un vestito su misura, mentre tecnicamente sulla parte del portale in realtà c'è dei dati standardizzati un pochino più, diciamo così, che si riprendano sia dai valori ufficiali sia di infocamere, quindi ciò che è presentato al registro imprese nelle camere di commercio, sia dal punto di vista di dati che vengono forniti dall'imprenditore, quindi firmati digitalmente. Altro elemento fondamentale perché così effettivamente si riesce a rendere più rapido eventualmente, insomma, tutto il percorso. Non ci so, se ci sono altre domande. Mi sembrano che questi due argomenti che abbiamo sicuramente quindi intesi come medio credito, come aiutare le imprese alla liquidità, sono effettivamente interessanti. Abbiamo riparlato di tutto ciò che è garanzia con alcune novità che non mi sembrano poco interessanti, ma molto da sottolineare relativamente alla garanzia. Quindi l'utilizzo della garanzia attualmente per quanto riguarda quindi i finanziamenti fino a 30.000 e fino a importi molto più alti. E questo portale, diciamo, del credito, del medio credito, una novità che è come fondazione, come ICC, ma in genere tecnicamente anche qui interviene, diciamo così, la Camera di Commercio, ha tutto l'interesse a promuovere sia per quanto riguarda il processo molto digitale, molto digitalizzato, quindi, e sia per quanto riguarda la possibilità di averla a condizioni sicuramente interessanti. Una cosa, intanto aspettiamo eventualmente se ci sono domande, una cosa volevo tecnicamente evidenziare, era tecnica. Ecco, sì, una cosa che volevo illustrare era, intanto, insomma, vi proietto dei due slide come vi avevo anticipato e lancio un sondaggio, che è un sondaggio relativamente a due misure in particolare, insomma, le misure relativamente al credito fiscale introdotte nel dicembre del 2020. Ma intanto continuo a parlare relativamente alla fondazione, vabbè. La fondazione, come vi ho detto, si occupa tecnicamente anche di, oltre all'innovazione, anche di sostenere la competitività delle imprese attraverso la diffusione e l'assistenza sugli strumenti di agevolazione. Questi sono i nostri pilastri, diciamo così, di attività in cui c'è digitalizzazione, circular economy e sviluppo imprenditoriale. L'intervento di oggi rientra proprio nello sviluppo imprenditoriale. Diamo assistenza e consulenza su tutti gli strumenti di agevolazione. Il webinar live di oggi è riferito alle imprese e non alle start-up. Ecco, quello che volevo sostanzialmente proprio per dare interesse e favorire, diciamo, la diffusione di strumenti di agevolazione, una nuova misura del MISE. Ad oggi tecnicamente ha fatto uscire il bando, ma non ha fatto ancora uscire l'apertura di presentazione della domanda. Stiamo parlando di misura a sostegno del settore moda, quindi della parte tecnicamente della filiera conciaria.
le risorse disponibili non sono tantissime al momento alla presentazione dell'apertura del bando, perché sono 5 milioni ma a livello nazionale, ma la cosa interessante è il contributo a fondo perduto del 50% delle spese ammesse e tecnicamente il regime d'aiuto è il regime in esenzione. Cosa finanzia? Finanzia le imprese iscritte e attive da non più di 5 anni dalla data di concessione dell'aiuto, ma tecnicamente diciamo così non più di 5 anni, che non siano in difficoltà e che tecnicamente siano in regola con gli obblighi contributivi, essendo poi un contributo. Sono il nostro settore pelle, quindi 1511.00, preparazione e concia del cuoio e della pelle. Fabbricazione di calzature, fabbricazione di parti in cuoio e per calzature, quindi fabbricazione di prodotti ausiliari per industrie tessili e del cuoio. Quindi rientrano gran parte, quasi totalmente, tutti i settori, tutta la filiera. Cosa finanzia? Progetti finalizzati alla realizzazione di nuovi elementi di design. Questo è importantissimo perché lo rivedremo anche sulle slide successive. Introduzione all'innovazione di processi produttivi, progetti finalizzati all'utilizzo di tessuti innovativi, così come anche di prodotti innovativi anche in campo della pelle. Progetti ispirati all'economia circolare, finalizzati al riciclo di materiali usati, progetti finalizzati all'introduzione della digital transformation, quindi del digitale all'interno dell'impresa. E devono essere realizzate in Italia e tecnicamente devono essere ultimati entro 18 mesi. Cosa finanzia? Guardiamo bene: macchinari, impianti, attrezzature, brevetti, quindi tutta parte degli elementi immateriali, formazione del personale. Ma la cosa interessante è proprio questa anche: capitale circolante, quindi il 20% delle voci A, B e C, che sono macchinari, brevetti e formazione. E quindi come tale il progetto è da 50 a 200 mila euro e torna a ripetere nell'ipotesi di essere ammesso, e spero che le risorse siano integrate, ma insomma nell'ipotesi il contributo a fondo perduto da bando è il 50%. Ci sono una serie di punteggio perché tecnicamente non è un click day, ma è una domanda valutata in corrispondenza dei parametri, quindi qualità dell'idea, adeguatezza delle competenze tecniche, chiarezza della proposta, sostenibilità economico-finanziaria. Da lì nascerà una graduatoria ed individuerà tecnicamente le migliori imprese per quanto riguarda il progetto Moda che verranno finanziate. L'altra cosa su cui è tecnicamente abbiamo fatto e vi chiediamo di rispondere è per far nascere, ma sicuramente siete a conoscenza, che all'interno del piano Transizione 4.0 c'è un credito d'imposta importante che è quello tecnicamente, oltre alla ricerca e sviluppo, all'innovazione e l'innovazione green, a quello del design, che nell'annualità 2021, quest'anno 2022, diciamo così, viene portato da un 6 a un 10%. 10% della spesa sostenuta per il design. Inteso dire, il design è una parte di ricerca e sviluppo. Il design è per tutti i settori del tessile, moda, calzaturiero, orafo, mobile e arredo, è la concezione e realizzazione di nuovi campionari. Ecco sostanzialmente quindi la volontà di ribadire, ma soprattutto far conoscere o eventualmente rafforzare quindi l'interesse per questa misura, perché mi sembra una misura molto interessante, visto che l'impresa della filiera moda spesso è impegnata per lunghi periodi a realizzare campionari, nuovi modelli e eventualmente a cercare nuove soluzioni che la caratterizzino, proprio perché sono molto orientata al settore moda. Quindi il bando design è ammissibile al credito d'imposta, sono tutte quelle successive al 31 dicembre 2019, e riguardano in particolare, credo riguardano comunque la solo fase pre-competitiva, cioè la realizzazione di campionari non destinati alla vendita, il cosiddetto poi che noi definivamo sviluppo pre-competitivo. Questa è, diciamo così, la composizione, la lettera D relativamente al design. Finanzia il progetto massimo è di 1 milione di euro. Il bonus, come abbiamo detto, sarebbe del 10% e finanzierebbe i contratti di ricerca, la consulenza massimo 20%
materiali e fornitura massimo 30%, beni, materiali e mobili massimo 30%, più c'è una parte di personale di età inferiore a 35 anni, al primo impiego, laurea magistrale, si può superare questi parametri. Questo tecnicamente è una pillola, insomma, che mettiamo all'interno del webinar proprio per creare ulteriormente interesse, quindi anticipando due aspetti che sono sicuramente interessanti, uno per quanto riguarda insomma il nuovo bando settore moda che è molto finalizzato insomma alle nostre imprese della filiera e dall'altro anche oltre al credito di ricerca e sviluppo che c'era precedentemente, anche l'aumento del credito fiscale per quanto riguarda il design e tecnicamente gran parte delle nostre, chiedo conferma a Franca, eventualmente la dottoressa Nuti dell'ICC investono tempo e risorse personale per quanto riguarda questo tipo di attività. Sì, senz'altro, come dire, questa è una tematica mi sembra sicuramente interessante. Io credo che, come l'avevamo previsto nel nostro pianificazione dell'intervento di oggi, che di continuare scaglionato nei prossimi mesi altri webinar finalizzati magari a tematiche specifiche, come può essere questo o altre che nasceranno o che dalla richiesta dei vari associati o di chi è collegato possa far pervenire a ICC e noi, come dire, in qualche modo il gruppo Toscana aveva messo in conto di continuare eventualmente su queste tematiche. Quindi l'interesse c'è perché ovviamente, come ho detto all'inizio, è importante che ICC dia informativa trasversale, conoscenze e offra l'opportunità di conoscere tematiche non solo tecniche, che è il nostro, diciamo, attività normalmente, ma che in questo momento si deve necessariamente allargare ad altri temi e questi sono sicuramente fondamentali. Ok, quindi quando saranno le tempistiche e le modalità del bando? Il bando è uscito, ma non c'è la presentazione, la data di apertura di presentazione delle domande. La domanda tecnicamente, come vi ho detto, non è un click day, quindi sarà a qualità del progetto, quindi è qualcosa che tecnicamente vedremo. Quindi tenetevi aggiornati eventualmente sul sito della Fondazione, quindi ci saranno eventualmente alcune idee o altri eventi che faremo in relazione. Allora, se non ci sono altre domande, non ci sono altre domande, quindi io ringrazio, quindi spero che questo sia, ma credo tecnicamente una chiarezza da parte dei relatori, quindi lanciamo l'ultimo sondaggio che è relativamente al gradimento per quanto riguarda il webinar che deve essere fatto, nel senso per dal punto di vista anche noi darci stimoli per quanto riguarda l'organizzazione e il format da utilizzare. La cosa che mi fa enorme piacere è che come fondazione, in questo caso come ICC, siamo riusciti a sicuramente intercettare una novità da parte del Medio Credito Centrale e da parte di relatori che abbiamo messo insieme e che tecnicamente ci hanno dato effettivamente una novità, ma sicuramente anche una chiarezza espositiva che sicuramente insomma, la platea ha apprezzato. Io ringrazio quindi il dottor Luca Laragione per quanto riguarda il Medico Credito Centrale e la garanzia e sicuramente ci risentiamo per altri interventi, anche per dati un pochino più specifici su quale eventualmente analizzare o sviluppare qualcosa di specifico. Benissimo, grazie. Ringrazio Ezio Di Pietro per quel dottore che è il referente Toscana per il corpo elettorale, adesso l'abbiamo sicuramente più targetizzato e che quindi anche in questo caso potrà diventare per noi un referente, diciamo, su cui effettivamente fare un'attività informativa, ma anche formativa, ma anche, diciamo così, dal punto di vista di canale per poter dirottare alcune aziende o alcune necessità che ci si presentano anche a noi allo sportello. Grazie a voi, grazie per l'invito.
E ringrazio sicuramente il dottor Apicella e il dottor Martone che ci hanno dato un'anticipazione che per noi tecnicamente un portale digitale del credito che tecnicamente è molto apprezzato. Insomma, in questo momento ritengo È che sia una utile. cosa molto apprezzata. Grazie, Grazie a grazie a voi. voi, grazie a voi per l'invito. Ringrazio, grazie mille e ringrazio quindi Franca, Nuti, ICC, se hai da fare saluti, vuoi Sì, salutare? grazie veramente a tutti i relatori per la competenza e precisione e chiarezza degli interventi. Ringrazio appunto il dottor Pieraccioni che ha coordinato tutti questi, diciamo, interventi. Veramente credo, mi auguro siano stati utili. Per quanto riguarda l'ICC diciamo, nello specifico delle nostre attività, invito tutti a, come dire, a seguire le newsletter dove con le quali saranno informati dei prossimi webinar, e credo che fra questi ce ne saranno anche appunto sul tema che abbiamo trattato. Grazie veramente a tutti e buona serata. Io faccio un ringraziamento, l'ultimo sicuramente.